Con l'aggiornamento del sistema di allertamento cambierà la faccia del bollettino perché non sarà più con codici numerici, ma sarà con codici colori secondo i colori del semaforo, quindi verde, giallo, arancione e rosso. Questi colori sono associati ognuno a una descrizione di un fenomeno sul territorio atteso. Questo tipo di codifica è stata voluta a livello nazionale per uniformarsi nei linguaggi e anche nel significato di quello che viene indicato. Un altro elemento importante da considerare in termini di novità è che non abbiamo più un bollettino di allerta per il rischio idrogeologico e un altro per il rischio valanghe, ma queste due informazioni sono contenute tutte e due all'interno di un documento unico, che viene quindi emesso tutti i giorni, sempre alle ore 13, e che però contiene anche una rappresentazione differenziata sulle giornate. Andiamo a differenziare l'allerta di oggi rispetto a quella di domani. Questo è stato fatto per avere una maggiore informazione rispetto all'evoluzione non solo spaziale ma anche temporale del fenomeno e per quindi consentire di avere un'informazione più ricca. Questo bollettino rappresenta soltanto il punto di partenza rispetto al quale poi i sindaci è opportuno che consultino anche tutti gli altri prodotti che sono a corollario di questo documento, che sono intanto il bollettino di previsione delle piene sui corsi d'acqua principali e che si trovano sempre sul sistema Piemonte pubblicato insieme al bollettino d'allerta, ma che si trovano anche sul sito di ARPA Piemonte consultabile in maniera continuativa anche dai cittadini. Inoltre è importante anche consultare gli altri prodotti che sono i messaggi di aggiornamento in corso di evento che vengono prodotti in caso di allerta arancione alle ore 9 del mattino e aggiornati alle 21 di sera, in caso di allerta rossa vengono aggiornati ogni 6 ore e quindi documenti che spiegano in maniera più specifica come sta evolvendo il fenomeno. Un altro elemento da considerare sono le tabelle di dettaglio sui dati pluviometrici e idrometrici che vengono aggiornati in automatico in continuo e anche questi si trovano sia sulla RUPAR sia sul sito di ARPA Piemonte. Un altro elemento innovativo è stata l'introduzione di avvisi automatici che arrivano ai sindaci in caso di superamento di quantità di piogge che possono essere critiche o di livelli di corsi d'acqua che possono determinare dell'attivazione di livelli di guardia. Questo elemento innovativo rappresenta un elemento in più che potrebbe aiutare i sindaci ad attivarsi anche o in assenza di allerte o con allerte di basso livello, quindi gialle, quando però si ha una registrazione di un fenomeno intenso che riguarda il proprio territorio. Il bollettino considera anche il fatto che con i cambiamenti climatici abbiamo dei fenomeni estremi molto più intensi, molto più rapidi e che possono causare delle situazioni anche non facilmente prevedibili. Questo tipo di situazione abbiamo cercato di riportarlo all'interno del bollettino segnalando quelle situazioni di allerta che sono associate ai fenomeni temporaleschi intensi, che quindi sono più difficilmente prevedibili, ma soprattutto che sono fenomeni che si sviluppano rapidamente e che possono dare dei problemi anche molto gravi, ma a livello locale.